La squadra che vince la Coppa Italia di Serie C1 premia il vicepresidente del comitato regionale. Meglio di così non potevate giocarla questa finale. No, contentissimo per tutto, per la società, per la prestazione. I ragazzi la sentivano molto, perché comunque 2 anni fa perdemmo una finale di Coppa Italia un minuto alla fine. Volevamo prenderci una rivincita. Penso che in campo si sia visto l'atteggiamento dei ragazzi, c'era proprio voglia di prendersela, insomma, questa Coppa. Sei riuscito anche a far giocare tutti. Sì, è una cosa che ci teniamo particolarmente. 3 ragazzi sono andati in tribuna, mi è dispiaciuto da morire, però ovviamente le regole non permettono di portare più di 12 giocatori ed è stato bello, oltre a vincere, dare la possibilità a tutti di poter disputare una fetta di partita. Non amate fare nomi, lo facciamo noi, Daniel Fadda, prestazione super. Oggi il bomber non ha lavorato stamattina, per quello. No, però sì, ovviamente Daniel spicca perché ha fatto 3-4 gol, adesso non ricordo, però è veramente la vittoria di tutti insieme, chi è entrato ha dato il suo, si è fatto trovare pronto, sono veramente contento. Adesso si riparte col campionato? Adesso sì, sabato prossimo riparte il campionato, avremo uno stimolo in più, o comunque un qualcosa in più dopo questa vittoria. Ci proveremo, l'ho detto 2 settimane fa, si ripartirà da zero e poi a fine anno tireremo la somma anche sul campionato. Hai una dedica da fare per questa vittoria? No, la dedica è veramente ai ragazzi che l'hanno fortemente voluta. Quando ne parlammo dentro gli spogliatoi, ho detto: se si vuole vincere la Coppa Italia bisogna allenarsi a Natale, a Santo Stefano, il 31, e loro mi hanno dato piena disponibilità e questo è il risultato. Io gli ho sempre detto che nessuno regala nulla, è solo con i sacrifici poi si ottengono le vittorie importanti.